sta mettendo in atto una vera e propria strategia propagandistica con lo scopo diretto di motivare i cuori e le menti dei giovani e dei bambini che sono spronati a prendere parte di buon grado ad attacchi terroristici. Ai bambini viene insegnato di gettare via i giocattoli e di sostituirli con le pietre. Lo scopo di questo addestramento è di preparare i bambini ad essere pronti e disposti ad assassinare ed uccidere di propria volontà, anche se questo dovesse significare di morire. Il sistema educativo amministrato dall'autorità palestinese offre ai bambini palestinesi lezioni formali sui modi migliori di uccidere. Il deliberato incitamento dei bambini è diventato gradualmente privo di ogni freno. Raggiunge ogni famiglia attraverso spot televisivi e radiofonici. Penetra nelle scuole, mentre i libri di testo scolastici sono costellati di insegnamento all'odio. L'insegnamento dell'odio circonda i bambini da ogni direzione. Cartoni animati e caricature nelle riviste e nei giornali per bambini ricordano loro di lanciare pietre. Non c'è muro che non sia adornato da fotografie di bambini shahidi o di martiri. Bravo, 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 bravo. Non c'è palestinese che in questi ultimi anni non sia stato esposto ad una disumana propaganda, il cui messaggio principale è: uccidi ebrei dovunque puoi. Questo messaggio non è circoscritto al regno degli estremisti, ma è piuttosto un'aperta politica. È un avvelenamento in cui gradualmente, ad ogni pericolosa goccia, ne segue un'altra, fino a prendere le menti del pubblico. Ma la cosa più grave è l'uso della manipolazione dei bambini, dagli infanti che fanno i loro primi passi, fino agli studenti universitari. Oh, masse palestinesi in ogni luogo! Noi sosteniamo le morti dei martiri che stanno avvenendo nell'intifada al-Aqsa. Prepara delle bottiglie molotov, mettile da parte, proprio come metti da parte cibi e bevande. L'autorità palestinese si preoccupa moltissimo di ottenere la massima pubblicità mondiale per immagini di bambini feriti in dimostrazioni violente. Ma quando si inizia a chiedere il perché della presenza di bambini in simili dimostrazioni, emerge un quadro terrificante. Bambini che si confrontano con soldati rendono un buon servizio agli scopi della propaganda. Ne risulta sempre una buona foto, specialmente quando i bambini vengono feriti o uccisi. Ai bambini viene insegnato che la morte non deve essere temuta, ma accolta con favore. È difficile da credere, ma questo incoraggiamento viene anche da parte dei genitori. Per incoraggiare i bambini a compiere missioni di attacchi suicidi, è sorto un intero culto intorno ad ogni shahid morto in atti terroristici. Sono stato motivato a commettere questo atto per soddisfare Allah e per prendermi una vendetta sui nostri nemici, gli ebrei. Le foto dei suicidi che si sono fatti saltare in aria sono in prima pagina su tutti i quotidiani. Le processioni dei funerali sono divenute spettacoli di glorioso nazionalismo. La figura del suicida passa quindi un processo che la trasforma nell'immagine di un santo nazionale. E i bambini sono incitati a seguirne l'esempio. Quando ad uno dei campeggiatori è stato chiesto se desidera farsi saltare in aria come uno dei suicidi, egli ha risposto sì. Liberare la Palestina per mezzo della resistenza, finché la Palestina non sarà liberata. Noi insegniamo ai bambini
che le bombe dei suicidi sono la sola cosa che incuta una grande paura alla popolazione israeliana. Insegniamo loro che abbiamo il diritto di fare tutto questo e che dopo l'attacco suicida, l'uomo che l'ha compiuto sale al livello più alto del paradiso. Lo psicologo palestinese, dottor Shawkif Massalha, ha condotto lo scorso anno uno studio psicologico fra bambini palestinesi di età fra i 6 e gli 11 anni. Il fatto più sorprendente presentato dal dottor Massalha è stato che oltre il 50% dei bambini fra i 6 e gli 11 anni sognano di diventare dei suicidi che indossano cinture esplosive, facendosi saltare in aria fra la gente. Il dottor Massalha afferma che in circa 10 anni arriverà a maggiore età una generazione molto sanguinaria, traboccante di odio e pronta a morire in missione suicida. In una società in cui la legittimazione data ai bambini all'atto dell'assassinare diviene parte della propria ideologia, la moralità umana normativa non esiste più. Che regole morali potranno trasmettere questi bambini di oggi ai propri figli quando essi stessi diverranno genitori? Tutto ciò è stato orchestrato in modo abbastanza cinico da adulti i quali in modo premeditato e dando istruzioni dall'alto hanno trasformato i bambini in uno strumento politico. Dobbiamo domandarci, che tipo di governo è quello che invita i propri cittadini a diventare inesorabili assassini? Eppure questa è la realtà che avviene qui ed ora, proprio sotto il naso e le telecamere dei mass media internazionali, che cercano in modo così velato di evitare di confrontarsi con questo innegabile e turbante fatto. Sono stati piantati in un'intera generazione irrevocabili semi di odio.